Elenia Peretti, il capitano dell'Elvia Recina, si è concluso il girone di ritorno e con esso la regular season. Ormai tu sei un po' anche l'anima storica di questa squadra. Qual è il tuo giudizio su questo campionato appena concluso che vi vede proiettarvi adesso verso i playoff? Allora, secondo me è stato sicuramente un campionato bellissimo e abbiamo dimostrato che possiamo vincere con tutte e possiamo dare il filo da torcere a tutte. E adesso inizierà un altro campionato a parte che è quello dei playoff, però sicuramente esserci posizionate come seconde classificate ci dà innanzitutto il fattore campo in vantaggio e comunque anche aver vinto l'ultima partita in questo modo ci dà consapevolezza e più determinazione per affrontare la fase successiva. Avete magari qualche rammarico, qualche rimpianto legato a queste 20 partite? Cioè, magari la sensazione che si poteva tentare fare qualcosina di più, oppure siete consapevoli di aver raggiunto quello che magari era il massimo possibile? No, vabbè, sicuramente arrivati a quel punto potevamo puntare alla prima posizione, però il campionato comunque è lungo, ci sono squadre molto ben attrezzate come Brescia, ma anche Busto, San Giovanni, quindi secondo me essere arrivate seconde è una buonissima posizione e abbiamo dimostrato, ecco, anche di avere di giocare una buona pallavolo, di essere agli alti livelli. E comunque abbiamo dimostrato anche di poter giocarci anche contro la prima, quindi contro Brescia e anche contro l'altro girone, visto che abbiamo anche battuto Mondovì in Coppa Italia. Però certo il rammarico c'è sempre, perché comunque puntare alla prima posizione sarebbe stata un'altra cosa, ecco, arrivarci, però siamo molto soddisfatte. Perfetto. Francesca Micheletto, dicevamo prima con Ilenia Peretti, si è chiuso il girone di ritorno della regular season, conoscete adesso anche il vostro avversario nel playoff. Sarà Soverato, già affrontata in Coppa Italia. Si resetta tutto, si riparte da zero, il playoff è tutta un'altra cosa. Ma sì, da sempre i playoff sono un campionato a sé stante, però penso, come per loro alla fine, per noi il vantaggio è di conoscere già la squadra avversaria, quindi almeno le abbiamo già affrontate, non è totalmente una squadra nuova, cioè, nonostante è Soverato, che è un campo difficilissimo, una squadra da sempre molto ostica, quindi insomma alla fine sono i playoff comunque. È una trasferta complicata sul piano logistico, non solo per il valore tecnico dell'avversario. Sarà comunque un primo impegno complicato, ma avete già affrontato anche Mondovì, che viene dall'altro girone, quindi bene o male un'idea delle possibili avversarie già ve la siete fatta. Chiaro, si riparte da zero, conterà molto la testa, ma anche l'aspetto fisico a questo punto. Sì, in più si giocherà infrasettimanale, quindi noi dovremo andare subito, giocheremo domenica e poi mercoledì saremo invece a Soverato e la trasferta sarà molto impegnativa. Nonostante questo, anche nel nostro girone avevamo affrontato trasferte lunghe come Aragona, eccetera, quindi alla fine è quello che si deve fare, no? Andremo là e proveremo a portarla a casa in due partite. L'ultima chiosa, è il tuo primo anno qui a Macerata. Come valuti questa esperienza, visto che siamo ormai a stagione ben avviata? Bene, molto bene. Mi sembra di stare alla fine a casa, perché è una stagione dove per la prima volta sono veramente tanto lontana, quindi quando non si sente il peso di dover ritornare a casa spesso vuol dire che le cose vanno molto bene.